Italiani, benvenuti in un altro video di Iron Ned 96. Come sempre, mi invito a iscrivervi sul mio canale TikTok, sul mio canale Instagram, sul mio canale YouTube. Questo aneddoto ve lo devo raccontare perché secondo me è essenziale. Ieri sera siamo andati io e il mio amico a vedere Buon Ferragosto. Cosa è successo però? Andiamo al cinema, facciamo biglietti e naturalmente al momento in cui entriamo in sala noi ci aspettiamo di vedere un Buon Ferragosto, un film di Christian De Sica. Ma cosa succede? Che all'improvviso invece di un Buon Ferragosto vediamo Rays of Glory, film naturalmente che ho apprezzato e a quel punto faccio la recensione qui, ma la cosa assurda è che voi non so se a voi è capitato, ma a me è capitato che andare al cinema e mi sono visto praticamente un film di cui sì, certo, sarei andato a recuperarlo, ma non ieri. C'è una cosa assurda e raccontatemi se anche a voi è successa una cosa simile, perché a me sinceramente quando sono uscito dopo la visione del film ancora oggi mi viene da ridere e sto ridendo per questo aneddoto magico. Cioè, dove vado io succedono le cose magiche che nemmeno io e nemmeno il fato si sanno spiegare, perché tu vai a vedere un altro Ferragosto ma chi di dovere ti fa vedere Rays of Glory. Naturalmente va bene così perché lo sapete che quando andiamo al cinema, comunque è un'esperienza immersiva, è un'esperienza da vivere. Però giustamente non era questo il film che avrei voluto vedere. Ma andiamo avanti perché veniamo alle cose succose. Come ben sapete, dopo cioè, arriverà in questo video la recensione di Rays of Glory, ma prima di Rays of Glory vi voglio andare a far vedere l'ultimo recupero di giornata. Come ben avete visto nell'altro video che sta caricando, quindi penso che uscirà appena YouTube me lo caricherà. Ho recuperato uno Funko Pop che volevo già da tempo avere nella mia collezione, perché di questo personaggio qui non ho nulla e in queste ore vi sto parlando di Deadpool, perché Deadpool sappiamo che il nostro Wade Wilson uscirà al cinema il 24 luglio e ieri vedendo il trailer veramente sono stato cioè, veramente divertente già vedere il trailer al cinema prima di un film, figuriamoci il film stesso. Ma veniamo al dunque, perché praticamente questa qui, la Marvel ha fatto una nuova linea riguardante il personaggio di Deadpool. Naturalmente non è Deadpool e Wolverine, ma è Deadpool con questo Funko Pop qui. Come potete ben vedere, questo Funko Pop è veramente carinissimo. Ero veramente imbarazzato dalla scelta da quale recuperare, perché dietro questa wave c'è il nostro Deadpool con in versione bullying, abbiamo il nostro heavy metal Deadpool, abbiamo sleepover Deadpool, abbiamo Deadpool in pigiama, diciamo, questo qui è Deadpool alpino, come ben vedete da qui. Naturalmente questo è il Funko Pop, come ben sapete io non li apro perché giustamente, come ben sapete, guardate qui. Cioè, veramente carinissimo, ma prima di fare reso con la recensione era giusto mostrarvi il Funko Pop di Deadpool, perché non poteva mancare alla mia collezione. Ma andiamo avanti perché veniamo alla recensione di Rays of Glory. Naturalmente, Rays of Glory, se vi devo dire che è un film imperdibile, no, perché è un film naturalmente che va a richiamare la storia di due case produttrici del rally, perché abbiamo naturalmente da una parte la Lancia e da una parte abbiamo l'Audi. Naturalmente sapete che i film sulle corse di macchina non è che sono il mio prototipo. Recentemente è uscito il film Gran Turismo, che veramente veramente con David Albon, che veramente ho apprezzato tantissimo, che secondo me è superiore a questo. Come superiore a questo abbiamo anche Rush, abbiamo diversi film incentrati sul mondo automobilistico. Devo dire di Rays of Glory secondo me è un po' troppo di nel senso che è un film troppo lento, un film che dura un'ora e mezza, ma un'ora e mezza sinceramente che dopo un po' di scoccia, perché fondamentalmente non succede nulla, e i personaggi sembrano veramente scialbi, non sembrano approfonditi per niente. Abbiamo il nostro Riccardo Scamarcio che interpreta Sergio Fiore, che è il capo ditta
appunto della Lancia, dove appunto la storia, ragazzi, è simile, ovvero che lui, per vincere la corsa del rally che si basa su diversi circuiti come Monte Carlo, appunto Sanremo, in Austria, però naturalmente deve in tutti i modi, anche col budget minore, sconfiggere l'Audi che economicamente è più forte, e questo si basa sul film, cioè la trama del film, ma sostanzialmente è un film, ripeto, troppo scialbo, è un film che non c'è emozione, cioè si vede anche i personaggi non hanno caratterizzazione. Praticamente di questo film non si vedono le corse di macchina perché non si vedono solo all'ultimo, ma nel mezzo abbiamo appunto questi riferimenti al dei flashback del passato immersi nel mondo moderno. Ma è un film, vi ripeto, che non mi ha lasciato nulla. Ad un certo punto del film, a metà film, volevo andarmene perché sinceramente non ho apprezzato il tutto. Certamente per chi ama il mondo automobilistico, come appunto c'è, cioè, Gran Turismo, è vero che è tratto da una storia vera, però Gran Turismo ci ho visto veramente del potenziale in quel film. Ci ho visto in quel potenziale in quel film perché comunque la storia di questo pilota che, giocando appunto con la PlayStation, è diventata un pilota veramente eccezionale nel mondo anche del rally, cioè della corsa, era un qualche cosa che non si vedeva da tempo. Mentre qui la corsa tra l'Audi e la Lancia mi ricorda un po' il film tipo della Ferrari che è uscito recentemente, della Lamborghini, e questo è come appunto quello della Lamborghini, dove c'era la Lamborghini che doveva fare la competizione appunto alla Ferrari, però avevano meno budget e quindi la dinamica era la stessa. Ma anche qui i personaggi li ho visti senza mordente, li ho visti veramente scialbi, poco caratterizzati, anche il, cioè non è villain, scusatemi, l'Audi, che ha funzione di villain veramente molto sciabba. Ma poi è un film che non approfondisce nulla. Sì, ci sono alcuni momenti dove succedono appunto il fatto dell'incidente, dove il pilota della Lancia sembra essere, diciamo, morto, invece riesce a uscire dal coma. E anche qui c'è, cioè, questa parte qui nel finale è stata molto toccante, però come ci si arriva veramente senza, cioè registicamente non mi sembra nemmeno girato male, ma anche la fotografia non è male, anche, diciamo, la messa in scena non mi dispiace, però il problema è che, vi ripeto, è un film secondo me molto scialbo, è un film che non ha mordente ed è un film che non vuole andare da nessuna parte, perché sembra copia e incolla dei film di automobilismo che già abbiamo visto. Però almeno gli altri film che ho visto riguardante questo settore avevano un qualcosa di suo, avevano un qualcosa che li differenziava e te li facevano ricordare. Tipo ad esempio, se io penso a Rush, penso a un film veramente dinamico, perché veramente mi medesimava nel mondo delle corse, veramente, a parte che gli attori erano Chris Hemsworth e non mi ricordo l'altro che rappresentava il pilota della Ferrari, però comunque erano attori molto, dove qui appunto in questo Lancia contro Audi, Lancia di grande sfida, abbiamo anche l'attore che ha interpretato il pilota di Rush. Però vi ripeto, è un film che anche Riccardo Scamarcio, lo so che rappresentava Sergio Fiore, non l'ho visto anche lui coinvolto nella pellicola, sembrava tanto che stava lì per, ma tutti i personaggi facevano delle, cioè le loro scene automatiche, nel senso che non ti davano profondità, gli attori non ti davano la profondità ai personaggi, era tutto messo lì per caso e succede praticamente tutto rapidamente, cioè non c'è nemmeno un briciolo di suspense, non c'è nemmeno un briciolo di adrenalina, ed è un film veramente sciocco, perché proprio il mondo, se tu fai un film sul rally non mi fai vedere le corse avvincenti, no, invece che facevano in questo film? Facevano vedere le prove a tempo invece delle corse, e sinceramente non è che l'ho apprezzato più di tanto. Infatti vi ripeto, sì, molto bello il tema principale che vedeva appunto come, cioè il tema posso ricondurlo a tipo Davide contro Golia, perché in questo caso la Lancia, avendo economicamente le macchine più scadenti, doveva, e infatti è riuscita anche a vincere, diciamo, la corsa di rally, quella più importante in Portogallo nel finale del film, e quindi giustamente. Però vi ripeto, secondo me è un film troppo scialbo, è un film troppo lento ed è un film che non vuole andare da nessuna parte. Poi è iniziato con questo aneddoto che è successo personalmente a me, che sono andato lì per vedere Buon Ferragosto. Poi può essere, ragazzi, che se andate a vedere Lace of Glory il film vi piace e io me lo auguro, però è veramente successo tutto così, che sono andato a vedere Buon Ferragosto, mi hanno fatto vedere Lace of Glory, che vi ripeto non era il mio prototipo, perché thriller che è uscito diversi mesi fa, sì, è anche carino, però devo dire che questo film a me non mi ha entusiasmato,
non mi ha detto niente, scialbo, lento, non vuole andare da nessuna parte. Vi ripeto, sembra di già visto, sembra di già visto, però senza una propria, come posso dire, una propria caratterizzazione da parte, sia una propria caratterizzazione da parte dei personaggi ed altre cose. Quindi veramente un film che è passabile, è un film che sinceramente se dovessi riandare o se non ti puoi vedere nel cinema, lo metterei e lo recupererei in streaming, perché è veramente un film che appunto non ti dice andiamo a vedere al cinema, perché non ti trasmette hype. Pure il fatto che tu stai parlando di corse di macchina non mi fa vedere una corsa adrenalinica dove appunto ci sono i sorpassi, come appunto Rush, dove c'è la pioggia. No, invece qui le corse sono praticamente molto anche lente, le corse pure sono lente, nel senso che le prime due corse sia in Portogallo che con Nastro non te le fanno vedere, ti fanno vedere solo chi arriva come vincitore, ma pure l'ultima che praticamente all'improvviso il pilota della Lancia si ferma a prendere il miele perché vuole fare il dispetto appunto al capo della Lancia, al nostro Riccardo Scamarcio, appunto. Poi vince la gara, non si sa come. Poi una cosa che non ho capito, e mi sono ancora oggi domandato anche insieme al mio amico Angelo, che saluto, è che praticamente ad un certo punto il pilota della Lancia praticamente va nella scuderia Audi dopo che si era litigato con Riccardo Scamarcio. Poi che succede? Che l'incidente che vede coinvolto il pilota della Lancia, che riesce a superare il coma, riva nella scuderia Lancia. Anche qui non ho capito il senso, perché se tu il protagonista principale insieme al coprotagonista me lo fa andare appunto nella Lancia, non me lo può riportare, cioè nell'Audi, non me lo può riportare nella Lancia con un pretesto del genere. Deve essere un pretesto, non so, un poco più reale, un pretesto un poco più adorevole. Invece qui succede tutto per caso. Poi veramente mi sembra che il film non sia diviso in 3 atti, ma solamente un grande atto dove appunto succedono cose che vanno poi nel finale del film. Anche il finale sinceramente non mi ha entusiasmato, e vi ripeto, un film che secondo me non ha nulla, cioè secondo me ha poco da invidiare ai film di automobilismo che sono usciti, perché posso garantire che i film di automobilismo, quelli là che sono usciti precedentemente, sono migliori di questi, hanno più valenza e sinceramente sono molto molto più sicuramente belli. Naturalmente ragazzi, questa è la recensione di Rays of Glory. Fatemi sapere l'aneddoto, se siete andati anche voi a vedere un film, però la sala vi ha proposto un altro film, fatemi sapere qui nei commenti. Vi ripeto, i film vanno visti al cinema, quindi andate sempre. E ragazzi, noi ci vediamo in prossimi video, in prossimi live. Proprio stamattina ho detto mi devo svegliare, perché non solo devo fare questa recensione, ma volevo farvi vedere il Funko Pop del nostro Deadpool in versione alpina, Wave stupenda. E l'altro video, ragazzi, sta caricando, il tempo che carica anche questo. E noi ci vediamo in un altro video, un altro dove. Da IronNet96 è tutto, siete la mia forza, vi voglio bene sempre 3000. Ciao ragazzi!